Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Premetto subito che oggi andiamo nella gadgetistica spinta, perché infatti parliamo di questo micro attrezzo qua, che si chiama Tuner Fish. Che cos'è il Tuner Fish? Praticamente sono dei blocchi per i tiranti dei nostri tamburi che non permetteranno ai tamburi di scordarsi mentre suoniamo. Soprattutto questo dedicato agli heavy hitter, cioè a quelli che pestano forte, sul rullante soprattutto di solito. Quello che succede è che si scordano i tamburi e che si scorda soprattutto il blocchetto dove andiamo a effettuare di solito il rim shot. Questi blocchetti qua ci permetteranno di mantenere la nostra accordatura sempre costante per tutto il live. E io li ho voluti testare. In questo video vi farò sentire il mio rullante una settimana prima e una settimana dopo aver montato i Tuner Fish. Quindi faremo questo test di comparazione in cui il rullante avrà dovuto sopportare e il mio studio quotidiano e anche un live, quello lì dell'uscita dell'album dei Colonnelli, che è successo 23 febbraio, e sentiremo insieme se ci saranno delle differenze di accordatura. Comunque vi faccio vedere brevemente come funziona. Praticamente dentro a questo blocchetto c'è una scanalatura ottagonale che quindi ci permetterà di posizionare facilmente il blocchetto senza andare a cambiare l'accordatura del nostro tamburo una volta che sarà già accordato. Quindi vi faccio vedere. Io ho comprato la scatola da 4 e li ho posizionati in questi punti qua, praticamente sul primo tirante del tom, che di solito mi si scorda, sul primo tirante del rullante e su quello a sinistra, che è quello dove la mia mano sinistra praticamente va a battere sul rim shot, e uno lo posiziono sul blocchetto più vicino alla mia mano destra del timpano. Mentre vi faccio vedere, come vedete c'è questa scanalatura ottagonale e lo andiamo a posizionare proprio sul blocchetto, e se lo bloccheremo con la flangia del cerchio praticamente saremo sicuri che non salterà via. Quindi ecco, è molto semplice in realtà questo blocchetto a forma di pesce. Non mi piace in realtà l'idea di avere dei pesci sulla mia batteria, mi dà una sensazione un po' di porto avere questi pescetti sulla mia batteria, e non so, gli avrei dato un'altra forma, magari, che ne so, quella di un serpente o di una banana, tuning banana per esempio. Vabbè, questa comunque sia una considerazione totalmente irrilevante, diciamo, per quello che è l'utilizzo di questi Tuner Fish. Però scrivetemi nei commenti che forma avreste dato a questo tipo di strumento, qualcosa che si blocchi sul cerchio della batteria. Magari voi riuscite a creare qualcosa di più carino. Andiamo avanti nel video, che è meglio. Quindi passiamo al test di questi blocchetti. Vi faccio vedere il video che ho registrato la settimana scorsa appena li ho comprati. Oggi è il 16 febbraio e ho appena messo i blocchetti sul rullante. Sentiamo come suona questo rullante il 16 di febbraio. Ci vediamo tra una settimana. Andiamo a sentire adesso il suono del rullante dopo una settimana, che cosa è successo. Questo è il suono del rullante il giorno 24 febbraio. Devo dire che io per tutta la settimana non ho sentito grosse differenze nel suono del rullante. Poi ci può stare che il mio orecchio si abitui al suono del rullante e quindi in realtà io non sento le differenze di suono. Però devo dire che la sensazione è che questi blocchetti funzionino davvero, anche perché un blocchetto messo in questo modo qua deve funzionare per forza. Il blocchetto deve stare fermo per forza. Tuner Fish ci vende anche degli elastici che lo chiamano Secure Bands, che si possono mettere intorno al tirante in modo che tengano il nostro pescetto fermo. In realtà ecco, io l'ho provati, però vi devo dire che non funzionano affatto, perché comunque sia l'elastichino scivola sempre costantemente da questo blocchetto di plastica e cade. Se volete fermare i vostri blocchetti con qualcosa di più sicuro, potete comprarvi degli elastici da qualsiasi altra parte. Questi sono elastici normalissimi, ecco, e potete comprare magari anche qualcosa di più strong, perché questi in realtà non sono tutta questa resistenza, ecco.
sono elastici normalissimi, niente di che. Ora lo so che tutti vanno pazzi per questi gadget, ma se già siete in periodo di spese con la vostra batteria e magari avete già da fare degli altri miglioramenti o avete semplicemente bisogno magari delle bacchette, vi consiglio caldamente di risparmiare questi 10-15 euro e comprarci cose che siano più utili, perché questo è veramente un gadget che io non ho mai avuto e di cui non ho mai in realtà sentito una grossa mancanza. Sì, può essere comodo quando andiamo a fare registrazioni, magari dove abbiamo già montato 20 microfoni su tutta la batteria, allora sì, allora ci sta che il nostro rullante lo vogliamo veramente sempre sulla stessa nota per tutta la durata di registrazione, si può far comodo, investiamo 20 euro, compriamo 10 blocchetti e siamo abbastanza sicuri che il nostro rullante non si scorderà. Poi magari ci sta che il nostro rullante si scorda lo stesso perché la pelle ha dei cedimenti comunque, anche se dovrebbero essere montati questi blocchetti una volta che la pelle è totalmente stabilita, però vuoi o non vuoi, secondo me dei micro spostamenti ci sono anche a blocchetti fermi. So che nessuno mi ascolterà perché tutti siamo amanti di questi piccoli gadget, quindi vi lascio il link di Amazon in descrizione. Scrivetemi nei commenti quale forma avreste dato a questo tuner fish. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!